Ehi ragazzi, come va? Oggi parliamo di corde e credo che questo sia uno degli elementi più importanti di quando si parla di ricerca di suono, uno degli elementi fondamentali da tenere in considerazione. Vi faccio un piccolo esempio. Per primo abbiamo un basso di fascia economica, un basso che non costa nulla, ma con delle corde nuovissime, con delle corde brillanti, con una reazione bellissima. E da un altro lato abbiamo un basso di fascia altissima, un basso costosissimo, ma con delle corde finite e usurate. Beh, c'è poco da dire, il basso economico suonerà meglio, non c'è dubbio. Ma andiamo a scoprire insieme, con soli piccoli accorgimenti, come possiamo scegliere le nostre corde, di conseguenza parte del nostro suono. Innanzitutto c'è il materiale delle corde, e quindi parlando di materiale dividerei in due macrofamiglie questo argomento. Le prime sono le corde in acciaio inossidabili, che sono delle corde molto potenti, squillanti e con tanto output, cioè molto volume. Sono delle corde che reagiscono velocissime al tocco, ok? Al suono di attacco. Hanno sicuramente molto output, molto volume, e quindi per questo io le definisco a volte delle corde un po' arroganti, quindi da tenere buone. E poi abbiamo le corde in nickel, rivestite in nickel, che sono delle corde molto più morbide, danno un suono più caldo e a differenza delle prime hanno anche più sustain, cioè la nota durerà più a lungo. Un'altra divisione importantissima per le corde sono le round wood e le flat wood. Ma che significa? Le round wood sono corde ruvide al tatto, proprio per l'avvolgimento visibilissimo ad occhio nudo sulla corda, ma per questo sono anche soggette al white noise, cioè al rumore delle dita che scorrono sulle corde. Quindi il suono si presenta molto più rumoroso e brillante, che a me non dispiace. E poi abbiamo le flat wood, che sono corde molto più calde, proprio perché sono lisce e quindi non soggette al white noise, cioè a quel rumore che si sente quando si strusciano le dita sulle corde. Queste d'altronde sono molto consigliate anche per chi utilizza un basso fretless, cioè un basso senza tasti, proprio perché si avvicina un pochettino il suono a quello del contrabbasso, si avvicina un pochettino. Ma poi danno anche una mano a non far usurare la tastiera del basso elettrico, perché le corde ruvide potrebbero andare pian piano a scavare sulla tastiera e rovinarla. Sul loro spessore mi sento di spendere davvero poche parole. Maggiore sarà lo spessore e più volume avremo, più la corda sarà presente all'interno del nostro suono. Dobbiamo fare però i conti con la comodità. Una corda troppo grossa, soprattutto all'inizio, non è tanto comoda, soprattutto per lo studio. Quindi mi sento di consigliarvi una scalatura standard, che è quella 40-100. Poi insomma è la scalatura che molto spesso utilizzo anche io per i miei bassi elettrici. Poi c'è l'anima delle corde. Sì, anche le corde hanno un'anima, ricordatelo. La loro anima può essere esagonale o tonda. Che differenza c'è? L'anima esagonale rende la corda molto brillante, molto squillante e anche molto veloce per via dell'aria presente tra l'anima e l'avvolgimento. Ma appunto in questi spazi dove c'è l'aria potrebbe andarsi ad annidare molto sporco, l'ossidazione che tende a far morire la corda, farla usurare molto più velocemente. E poi c'è l'anima rotonda, dove l'avvolgimento ha poco aria, poco spazio e quindi va a rendere un suono più tondo, più caldo e ovviamente di conseguenza con molto più sustain. In una categoria a parte, in un'altra parte del mondo, metterei le corde rivestite. Appunto sono delle corde con le varie tipi di caratteristiche che possono esistere, ma rivestite di un materiale plastico che ne dovrebbe preservare l'usura, ma ovviamente come potrete immaginare questo rivestimento andrà ad influire sul suo suono, insomma. Magari questo potrebbe aiutare a sostituire meno le corde di basso, perché anche loro hanno un loro costo importante. Saluto tutti i costruttori di corde, mandateci delle corde, grazie. Immaginate i bassisti che suonano il reggae. Ce ne sono alcuni che dall'acquisto del loro basso elettrico sono passati 20 anni, 30 anni e montano la stessa muta di corde, proprio perché la ricerca del loro suono li ha portati a fare questa scelta. Quindi ragazzi, è solo una questione di scelte, mi raccomando, cercate il più possibile di provare sotto le mani come vi suonano le corde, perché ci sono migliaia di video che vi dimostrano
come suonano, ma ognuno di noi ha un modo di suonare diverso, un basso diverso, un amplificatore diverso. Provate tutte queste soluzioni e fatemi sapere com'è andata. E poi una domanda che mette in crisi tutti: ma è vero che se bolliamo le corde del basso elettrico ritornano al loro stato naturale, cioè ritornano quasi nuove? Ma che cazzo stai a dire? Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, e se avete degli amici o delle amiche con la nostra stessa passione condividete il video.